TG 2000, edizione delle 20:30, buonasera a tutti voi. In primo piano le celebrazioni per la festa della liberazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha reso omaggio alla tomba del Milite Ignoto e poi da Vittorio Veneto ha ricordato che il 25 aprile del 1945 ha portato l'Italia tra le nazioni democratiche e libere. Augusto Cantelmi. Con l'omaggio del Presidente della Repubblica all'altare della patria sono iniziate questa mattina le celebrazioni per il 74° anniversario della festa della liberazione dal nazifascismo. Il discorso sulle celebrazioni Mattarella se lo riserva a Vittorio Veneto, luogo simbolo della Prima Guerra Mondiale. Si tratta del dovere morale e civile della memoria, memoria degli eventi decisivi della nostra storia recente, che compongono la identità della nostra nazione, da cui non si può prescindere per il futuro. Il 25 aprile del 45 nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia. Non si riscrive la storia per il capo dello Stato, che traccia la trama che unisce Risorgimento, Grande Guerra e 25 aprile. Un riscatto nazionale, una rivolta morale per Mattarella nei confronti del nazifascismo da cui nasce la resistenza. C'è bisogno ancora di uomini liberi, aggiunge il capo dello Stato, che invita a non barattare la libertà con l'ordine. La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva. La manifestazione principale di questo 25 aprile è stata a Milano, scossa da rigurgiti neofascisti, ma in tutta Italia si sono svolte varie celebrazioni per ricordare la liberazione dal nazifascismo. Beatrice Bossi. Del corteo in Porta San Paolo a Roma, l'orchestra intona Fischia il vento, la canzone dei partigiani italiani nel luogo simbolo della resistenza romana. Tra la folla c'è anche il sindaco Virginia Raggi, che poco prima aveva reso omaggio ai 335 martiri delle fosse ardeatine, insieme al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Poco più in là, nella sinagoga di via Balbo, il vice premier Luigi Di Maio ha ricordato le vittime della brigata ebraica, soldati che si arruolarono volontariamente con gli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale per sconfiggere il fascismo. Non è solo la festa della liberazione, è la festa degli italiani e delle italiane che hanno combattuto per quei valori e che hanno portato ai principi sanciti nella nostra Costituzione. E quest'anno, più degli altri a Milano, è necessario ricordare il giorno della liberazione. Dopo il blitz neofascista che ieri inneggiava a Benito Mussolini, nella notte è stata bruciata anche una corona d'alloro in memoria di un partigiano. La risposta a questi gesti è arrivata oggi dalla piazza. La festa di tutti, perché se no non saremmo qua oggi a poter dire quello che vogliamo e a essere liberi. Ricordiamo i nostri valori fondamentali di essere una repubblica e di difendere i diritti di tutti. E tutta Italia, da nord a sud, festeggia questo giorno. Qui siamo a Torino, dove il sindaco Chiara Appendino e il governatore Sergio Chiamparino hanno guidato la fiaccolata in memoria delle vittime del fascismo, mentre a Napoli, nelle stesse ore, un centinaio manifestavano in memoria della resistenza. Ma qual è stato il contributo dei cattolici alla resistenza? Antonello Carvigiani lo ha chiesto allo storico Agostino Giovagnoli. Sentiamo. Le popolazioni hanno vissuto immediatamente l'oppressione della violenza nazifascista e questo ha portato i parroci, ha portato i vescovi a stare dalla parte di coloro che soffrivano per questa violenza e questa oppressione. In questo tessuto sono nate molte iniziative a favore dei partigiani, molte iniziative per nascondere i renitenti
resistenti alla leva, che sarebbero stati obbligati invece a combattere contro gli alleati, per nascondere coloro che venivano ricercati per essere arrestati, inviati in Germania e così via, per difendere gli ebrei. Ecco, tutto questo ha rappresentato una resistenza molto importante all'azione dei tedeschi e dei fascisti nei due anni fra il 43 e il 45. A Roma, per esempio, tantissimi ebrei sono stati nascosti e difesi nelle istituzioni ecclesiastiche. Naturalmente ci sono stati anche cattolici, alcuni sacerdoti pure, che hanno preso parte attiva alla resistenza armata. Nel 2018 in Europa è stata concessa protezione a poco più di 333.000 extracomunitari, un dato inferiore di circa il 40% rispetto al 2017. L'Italia è il secondo paese dell'Unione Europea per numero di concessioni di asilo. Il commento del gesuita padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli. Dietro questi numeri ci sono due fattori. Uno, sicuramente la maggiore difficoltà delle persone ad accedere alla protezione internazionale, con una riduzione anche dei numeri assoluti, e l'altra è il fenomeno misto, cioè non tutte le persone che partono per motivazioni legate alla persecuzione, ma appunto sono fughe da miseria e da condizioni particolari di vita anche difficili, e quindi non gli viene concessa questa protezione. L'Italia è seconda in Europa per riconoscimenti, anche qui come va, dopo la Germania, anche qui come va letto questo numero? Sì, va letto appunto nella direzione di quella migrazione mista. In passato appunto si concedeva la protezione umanitaria a queste situazioni difficili da inquadrare, adesso è sempre più difficile concedere questa, non esiste più in Italia la protezione umanitaria, e quindi si dà un diniego a queste persone e si riduce quindi la protezione alle persone in assoluto. È una situazione che si manifesta in tutta Europa, e in Italia, essendo appunto un paese del sud dell'Europa, questo è maggiormente accentuato. Proseguono nello Sri Lanka le indagini sulla strage di Pasqua. La polizia ha arrestato il padre dei due fratelli kamikaze e le autorità hanno ridimensionato il numero delle vittime. Ci riferisce Maurizio Dischino. I morti degli attentati di Pasqua nello Sri Lanka al momento sono 253 e non 359. È stato il Ministero della Salute cingalese a rivedere in serata il bilancio delle vittime delle stragi di domenica scorsa in tre chiese, tre alberghi e un complesso residenziale. Per motivi di sicurezza sono state sospese le celebrazioni nelle chiese cattoliche. Inoltre il Ministero degli Affari Islamici ha chiesto ai musulmani di evitare le preghiere del venerdì. Infatti i luoghi di culto sono a rischio ed è tanta la paura tra la gente che vive e lavora nelle aree dei luoghi di culto. Ieri ho riaperto, ma non stiamo facendo affari. Fuori ancora stanno seppellendo i morti e nessuno entra a comprare, riferisce un venditore di scarpe, il quale 7 anni fa ha aperto la sua attività vicino al santuario di Sant'Antonio a Colombo, uno degli obiettivi delle stragi di Pasqua. Le forze di sicurezza finora hanno arrestato 75 persone sospettate di aver partecipato agli attentati. Tra di esse anche un miliardario accusato di aver favorito i due figli kamikaze, di cui uno, quello che si vede in queste immagini, era stato arrestato e poi rilasciato prima dell'attacco al Grand Hotel Cinnamon di Colombo. Non c'erano prove sufficienti per arrestare lui ed altri sospettati, si è difeso il governo cingalese, ammettendo comunque il grande fallimento nella comunicazione tra i servizi di sicurezza. Motivo per cui oggi si è dimesso Hemasiri Fernando, il ministro della difesa cingalese. Ci spostiamo in Siria, ad Aleppo, seconda città del paese particolarmente segnata dalla guerra. Ci sono ancora le macerie da rimuovere, tanti corpi che non sono stati seppelliti. Il servizio di Massimiliano Cocchi. Camminare per le vie di Aleppo significa ancora oggi camminare tra i morti, perché sotto alle macerie delle case bombardate sono rimasti molti cadaveri. Nessuno sa dire quanti siano, si stima possano essere centinaia. Mahmoud tutti i giorni dalla finestra della sua casa guarda quel che resta del palazzo dove viveva sua sorella. Lì sotto è rimasta sepolta la nipote Malak, di appena 3 anni, assieme ad altri due vicini di casa. Abbiamo scavato per settimane con le mani, con i martelli pneumatici, ma non l'abbiamo trovata. Sono
più di 2 anni che questa è la sua tomba. Il distretto di Kalasa si trova nella parte orientale di Aleppo, quella che per oltre 6 anni è rimasta sotto il controllo dei gruppi armati islamisti che combattevano contro il presidente padrone della Siria, Bashar al-Assad. Da oltre 2 anni questa zona è tornata sotto il controllo dei governativi, ma la vita è ancora difficile. Quest'uomo spiega che ancora non c'è corrente elettrica e questo fa sì che non ci siano più le piccole fabbriche e i laboratori artigiani che prima davano lavoro alla gente di Kalasa. Davanti all'unico panificio si formano ogni giorno lunghe file. Il proprietario dice che il governo fa arrivare la farina a un prezzo basso, ma non sempre è sufficiente. La gente qui accusa il governo di non investire nella ricostruzione per punire questa zona della città, che è quella dove è nata la rivolta contro Assad. Da parte sua, il governo nega di fare distinzioni e spiega che mancano i soldi a causa delle pesanti sanzioni economiche imposte dalla comunità internazionale. Dopo 8 anni di guerra, 500.000 di morti e quasi 10 milioni di sfollati, il calvario della Siria non è dunque ancora finito. Conto su di voi, la Chiesa ha bisogno della vostra fede. Il Papa si è rivolto con queste parole ai giovani di una diocesi francese. Dal Pontefice oggi anche gli esponenti della Federazione Italiana Associazioni dei Sordi. Il servizio è di Cristiana Caricato. Aiutare quanti non sentono la voce di Dio ad essere più attenti ad essa è il compito che Francesco affida ai non udenti, persone con una disabilità invisibile, spesso oggetto di pregiudizi ed emarginazione. La presenza di Dio non si percepisce con le orecchie, ma con la fede. Pertanto vi incoraggio a ravvivare la vostra fede per avvertire sempre più la vicinanza di Dio, la cui voce risuona nel cuore di ciascuno. E tutti la possono sentire. Potrete così aiutare quanti non sentono la voce di Dio ad essere più attenti ad essa. Non solo chi abita limiti, Francesco incontra anche i giovani francesi della diocesi di Eyre-et-Dax in pellegrinaggio sulle tombe di Pietro e Paolo e con loro parla delle difficoltà di una chiesa ferita dagli scandali della pedofilia, una chiesa in difficoltà come già accaduto tante altre volte nei secoli, bisognosa dello slancio, delle intuizioni e della fede dei giovani. Siate sempre costruttori di ponti tra le persone, cercando di far crescere una cultura dell'incontro e del dialogo per contribuire all'avvento di un'autentica fraternità umana. Aperto oggi a Roma il Villaggio della Terra, in programma 5 giornate dedicate alla tutela del nostro pianeta. È andato a visitarlo per noi Nicola Ferrante. Dobbiamo far vedere a questi signori come si pulisce il pony. Okay. Il più amato dai piccoli, lo stand dei pony, qui possono accarezzarli oppure dar loro da mangiare. Vai, dai la nocciola, che nocciola è più bravo. Ok, bravo. Festa di primavera a Villa Borghese con l'iniziativa Villaggio per la Terra, promossa dal Movimento dei Focolari. Centinaia le organizzazioni coinvolte a tutela del creato, un laboratorio a cielo aperto con mostre e dibattiti. Un mondo che vuole ricevere l'appello di Papa Francesco, ma anche di tante altre associazioni e organizzazioni che insieme alla Chiesa vogliono custodire la terra e riportarla alla sua vocazione originaria, che è quella di essere un giardino che fiorisce. Quel messaggio che Papa Francesco ci diede arrivando qui a sorpresa, voi trasformate il deserto in foresta, lo si può concretizzare sporcandosi le mani. Quindi non solo per tutelare il verde, il pianeta, gli oceani, ma le relazioni tra di noi. Tra i più amati al Villaggio per la Terra anche il Corpo dei Vigili del Fuoco, sono vicino alla vettura in servizio fino agli anni 40 e guardate come suonava la sirena del tempo. C'è un incendio da spegnere? Sì. E dove si corre? Di là? Vai, corri, facci vedere. Senti, ma hai spento l'incendio? Hai sparato l'acqua? Sì. Com'è stato? Ha fatto... Un altro Royal Baby in arrivo per il principe Harry e Meghan. Grande attesa per il lieto evento, come del resto è avvenuto anche in passato. Ci racconta tutto Fabio Borzetta.
Nella storia di ogni corona, la nascita di un erede al trono ha sempre animato le cronache dell'attenzione dei sudditi e non solo. Ma nell'epoca dei social, se la futura madre è stata anche una star oltreoceano, ecco che il desiderio di un evento che il principe Harry e Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex, vorrebbero vissuto privatamente, sia impossibile. Al via il totonomi con gli scommettitori in azione, Elizabeth e Diana in pole position, l'omaggio alla regina più a lungo sul trono nella storia del regno, o alla compianta Diana Spencer, che morì in un incidente stradale a Parigi quando il figlio Harry aveva 13 anni. Si pensa al nome Arthur, se invece sarà un maschietto, ma sono in pochi a crederlo. Di fatto che manchi poco lo dimostra l'arrivo della futura nonna materna. Il royal baby diventerà il settimo in linea di successione al trono, superando il fratello minore di Carlo, Andrea, duca di York. Il regno è pronto e il marketing pure, solo il piccolo lui o la piccola lei, quando arriveranno, ne resteranno per qualche tempo all'oscuro. È tutto per questa edizione, vi lascio ora a TGTG con Donatello Vaccarelli a commentare i fatti del giorno. C'è lo storico Francesco Filippi, grazie per essere stati con noi. Trascorrete una buona serata.